Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi vi parlerò di 5 curiosità storiche che forse non sapevate e ho deciso di adottare questo format per lo speciale dei 100 iscritti. È un traguardo decisamente poco rilevante, ma per cui ringrazio tutti quelli che, appunto, si sono iscritti al mio canale. Al raggiungimento dei 500 iscritti farò un altro video del genere, e così anche per tutti gli altri traguardi principali del canale. Il personaggio di Adolf Hitler è universalmente riconosciuto come uno fra i dittatori più grandi e spietati della storia. Sostanzialmente, la sua fama è legata agli eventi che precedono e che caratterizzano la Seconda Guerra Mondiale. In pochi, però, sanno che l'autore del Mein Kampf era un grandissimo appassionato di pittura, tanto che dal 1904 al 1914 lavorò come un vero e proprio pittore. Il destino ha però voluto che non fosse quella la sua strada. Infatti venne bocciato per ben due volte all'Accademia delle Belle Arti di Vienna. Tuttavia, nonostante la pesante sconfitta rimediata nel conflitto, i suoi quadri vennero venduti per migliaia di dollari. Nel bel mezzo del Medioevo, uno dei popoli più in vista era sicuramente quello dei Vichinghi, uomini provenienti dalla Scandinavia, che conquistarono diverse zone dell'Europa. Su di loro sono narrate diverse storie e leggende, e sono anche i protagonisti della famosa serie TV detta appunto Vikings. Sono almeno due le curiosità che molti ignorano dei vichinghi e che al contempo ci fanno intendere di quanto si spinsero in là con le loro invasioni. Infatti, si dice che furono proprio loro i primi uomini a sbarcare nel cosiddetto Nuovo Mondo, ovvero le Americhe, precisamente sull'isola canadese di Terranova. Inoltre, il ritrovamento di un particolare anello vichingo testimonierebbe scambi commerciali avvenuti fra scandinavi e islamici, cosa che all'epoca sembrava impossibile. Il capolavoro virgiliano dell'Eneide ci spiega come i soldati greci riuscirono a espugnare la cittadina di Troia grazie all'utilizzo del famoso cavallo di Troia. Ma mi credereste se vi dicessi che in realtà quel cavallo era una nave? Così sembrerebbe infatti all'archeologo navale Francesco Tiboni, dottore di ricerca dell'Università di Marsiglia. Il cavallo era in verità un'imbarcazione fenicia dalla testa equina. Questo ha creato equivoci in merito a ciò di cui parlano le opere antiche sulla guerra di Troia. Il faraone più famoso dell'antico Egitto è indubbiamente Tutankhamon, nonostante sia morto giovanissimo. Il motivo di questo decesso prematuro sta nei problemi di salute che ebbe fin dalla nascita, e quindi definibili come patologie genetiche. Queste, secondo alcuni studi, sono dovute al fatto che i genitori del faraone, Akhenaton e Nefertiti, erano cugini e quindi consanguinei. Il famoso primo ministro inglese Winston Churchill, nella sua opera Storia dei popoli di lingua inglese, definì la guerra dei 7 anni, combattuta dal 1756 al 1763, come la vera prima guerra mondiale. Gli schieramenti vedevano Gran Bretagna e Prussia contro Francia e Austria, ma scesero in campo anche Russia e Spagna. Gran Bretagna, Francia e Spagna avevano tante colonie disseminate in Asia, Africa e America, e il conflitto fu combattuto anche lì. Per di più, il modo di combattere degli eserciti si avvicinava molto a quello caratteristico delle guerre del XX secolo.